Buongiorno ragazzi, siamo di nuovo qui sul mio canale YouTube, sono Jacopo Billy e questo è il secondo episodio di Domande Scomode. Allora, il primo episodio è andato veramente forte, ve lo lascio qui, e di conseguenza ho detto mi faccio del male e continuo questa serie, che penso vi sia piaciuta abbastanza. E ho detto andiamo a vedere se hanno altre domande scomode, domande che possono comunque mettermi in difficoltà. Chiaramente me ne sono arrivate veramente tantissime su Instagram, tra l'altro se non mi seguite ancora su Instagram, seguitemi, perché per esempio potete partecipare a video come questi se mi seguite, se non mi seguite vi perdete le domande che faccio piuttosto che altre interazioni che ho con chi mi segue. Detto questo, risponderò a una decina di domande, anche se in realtà ne ho ricevute quasi 100, tutte abbastanza scomode. Tanti di voi o comunque di persone su Instagram non hanno capito il senso del video e magari mi hanno fatto domande non scomode ma normalissime, come può essere a quanto gonfiare le gomme o cose del genere, oppure mi hanno fatto domande troppo scomode a cui non rispondo perché non le trovo scomode ma le trovo fuori luogo, come per esempio a che età ho fatto sesso per la prima volta, che non è attinente alla bici per esempio, oppure anche quanto guadagno, qual è il mio stipendio. Di questo ho già parlato nel primo episodio, non mi va di ritirare fuori l'argomento, non vi dirò quanto guadagno né dal mio team né con YouTube e via dicendo. Possiamo partire con le domande che ho selezionato, alcune sono veramente cattive però vi darò comunque una risposta brutalmente onesta e sincera. Partiamo con una domanda che finalmente troverà una risposta. Nel primo episodio forse avevo ricevuto qualcosa di simile, però correndo con Svalbe mi ero un pochino tenuto, forse non l'avevo risposto, sì sono stato un pochino cattivo, però adesso posso rispondere perché come sapete da quest'anno, dal 2023, Scott Racing Team utilizzerà gomme Maxxis, di conseguenza mi posso sbilanciare su altri marchi, tra cui, come mi chiede Barzotto Bikers, tra l'altro nickname veramente geniale, la frequenza forature con Svalbe. Questi puntini 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 mi sanno tanto di sappiamo tutti che con Svalbe si buca tanto, avete bucato tanto, non solo noi e via dicendo. Boh, sì, vi dirò, non l'ho mai nascosto neanche nelle mie storie Instagram o sui miei post, quando mi capitava di bucare in stagione comunque lo dicevo tranquillamente, non faccio come tanti altri atleti e vi assicuro che ci sono atleti che magari bucano e il team gli dice non dite che avete bucato, cioè inventatevi qualsiasi altra scusa ma non dite mai di aver avuto problemi meccanici, forature, piuttosto dite che siete stati male o avuto altri tipi di problemi. Invece io l'ho sempre detto, perché fidatevi che bucano anche gli altri e anche con altre gomme, che siano altri marchi, non Maxxis e non Svalbe. Comunque diciamo che Svalbe è più volte comunque mi ha lasciato a piedi in momenti anche molto importanti di gare, però stessa cosa è successa anche in passato per esempio con Maxxis o con altri marchi, magari buchi nel momento in cui meno te l'aspetti. Diciamo che con Svalbe la frequenza foratura era veramente veramente alta, nei tratti molto veloci, molto sconnessi, con tante pietre dove si entravano a velocità alte, lì proprio il copertone come se cedesse, a volte bucasse senza che tu facessi niente, magari in una linea completamente pulita e non ti spieghi perché, mentre con altri copertoni può succedere ma di solito sbagli qualcosa. Svalbe mi dava un po' fastidio sotto questo punto di vista qui, perché a volte bucavo proprio e dicevo cazzo ma oggi non è stata colpa mia. Comunque restano secondo me ottimi copertoni con tanta scelta, fa tanto che tipo di copertone scegliete, quindi se quelli rinforzati o super leggeri, quello è fondamentale. Next one, andiamo a vedere, c'ho il computer qua con le domande, questa qui è veramente ignorante, ho dovuto nascondere chi l'ha fatta perché non vorrei, non lo so, che magari si vergognasse, anche se forse dovrebbe. Ti masturbi durante un periodo di gare? Diciamo che intanto io convivo alla mia ragazza e tutto, quindi adesso mi sto vergognando perché questo video lo vedranno anche tutti i miei familiari, ma vabbè, diciamo che la frequenza di quella roba lì cala drasticamente. Però perché no? Cioè nei periodi di gara non è assolutamente controindicato, se non proprio magari a ridosso della gara, tipo la mattina della gara, dopo colazione, cioè pensa alla gara, questo che dico io, no? Non ti mettere lì a fare altre cose, però sì, non vedo quale sia la controindicazione. Un'altra domanda, questa non ho nascosto il nickname, però anche questa è bella ignorante. Alessandro Measso mi chiede: ti è capitato di fare pipì addosso in gara? Risposta brutalmente onesta, sì, mi è capitato, tra l'altro volontariamente, ma quando correvo su strada, ne ho approfittato perché non ce la facevo più, non riuscivo a fare la pipì continuando a pedalare come fanno in molti, non mi potevo fermare perché la gara sarebbe comunque continuata e sarebbe andata via, di conseguenza pioveva fortissimo, tra l'altro veramente forte, e ho colto l'attimo, ho detto beh mi faccio la pipì addosso, mi scaldo e è successo ragazzi, cosa vi devo dire, però so comunque è una pratica molto usata specialmente su strada e specialmente quando piove, ci sono condizioni climatiche abbastanza brutte o piovose, è una buona tecnica per salvarsi.
Andiamo avanti. Tony S. Gram.cc mi chiede: dopo l'addio di Ragnoli, senti il peso di essere l'atleta di punta del team? Temi la concorrenza dei nuovi? Allora, dopo l'addio di Ragnoli, sì, sicuramente sento questo peso, ma è un peso più di guida, di faro del team, non so come dire, di qualcuno che comunque in certe situazioni, al di là delle gare, prende un po' le redini del team e prende alcune decisioni. Questo lo sento, però mi piace allo stesso momento, e in più sono spalleggiato comunque da atleti, anche i nuovi arrivati, ma anche lo stesso Andrea, comunque con una capacità decisionale molto alta, e quindi non mi spaventa. La domanda scomoda è: temi la concorrenza dei nuovi? Beh, si teme sempre chiunque, paura di nessuno, rispetto per tutti, però comunque sicuramente un nuovo compagno di squadra un pochino ci si teme, certo, perché alla fine mountain bike non è strada, quindi comunque oltre a battere i miei avversari di altre squadre dovrò andare a battere anche i miei compagni di squadra, se possibile, quindi un pochino li temo, anche perché sono ottimi biker. Andando avanti, Davide97 mi chiede: qual è stata la peggiore squadra dove sei stato e perché? Bici peggiore usata? Penso che le due domande possano avere una risposta in comune. Non dirò il nome del team perché non mi sembra bello, ma lo capirete sicuramente. Diciamo che è la squadra che mi ha portato quasi a smettere di correre in bici per vari motivi. E poi invece, per fortuna, è arrivato un certo Marzio Deo che mi ha accolto nella sua Olympia Factory Team. Mi ha fatto, diciamo, tornare la voglia di correre in bici, i risultati, girare il mondo, la vera motivazione di fare il biker. L'anno prima mi mancava, quindi io ho fatto 2 anni in Olympia, prima ero un altro team. In quel team lì non funzionava niente, a mio avviso era tutto fumo, niente arrosto, da fuori sembrava un super team, da dentro era l'armata Brancaleone, le bici erano non funzionanti, non so cos'altro dire, cioè è purtroppo la verità. Avevano grossi problemi, non il marchio di bici andava benissimo, ma come erano allestite, tant'è che ho rischiato anche più volte di farmi male, anche in gara, non frenavano, di colpo dal nulla ti lasciavano completamente a piedi. E beh, è la peggiore squadra, ne ho girate tante, ci sta che una, per me, perché poi alla fine è personalissima questa cosa, soggettiva, per me quella è stata la peggior squadra. Una bici che vorresti provare ma non puoi per motivi di sponsor? Ok, Fede Memniti, ti risponderò che ci sono tante bici che comunque mi piacciono, perché alla fine il panorama, io parlo sempre delle Scott, della Skate, della Spark, e ovviamente io corro per loro, quindi sono innanzitutto tenuto a parlarne bene, ma ne parlo bene anche perché mi piacciono tantissimo, mi trovo bene sotto più punti di vista ed è un marchio comunque che non ha bisogno di presentazioni. Ce ne sono tanti altri ottimi, ottime alternative, io non obbligo mai nessuno a dire Scott è la migliore, assolutamente, ognuno c'ha i suoi gusti, però togliendo i grandi marchi che comunque restano sempre belli, tirano fuori belle novità, belle bici, come può essere Specialist, Trek e via dicendo, se potessi provare ad oggi una bici, una sola, per un giorno, proverei la El Camos di Mirko Pirazzoli, perché è stata super criticata, probabilmente per il design, però è una bici diversa e non so, ci farei un giro per capire innanzitutto come funziona dal punto di vista meccanico, della costruzione, e poi ha un'estetica che sicuramente non mi fa impazzire, però assettato in una determinata maniera mi sembra, non so, una di quelle bici post apocalittiche con cui vai nel deserto, ci monti sopra i missili, è una roba l'Interceptor ma in modalità bici, non so, quindi quella, l'El Camos. Alessandro Cardinali 87: ciao Jacopo, buon anno, cosa ti manca per correre a fianco di un Filippo Colombo? Questa l'ho messa tra le domande scomode perché comunque Filippo Colombo è appena approdato alla Scott SRAM di Nino Schurte. Qui mi chiedono che cosa mi manca per arrivare a essere lì. Mi mancano tantissime cose, è una domanda scomoda ma non ho nessuna vergogna a dirlo. Mi manca la tecnica di Filippo Colombo, che comunque è un fenomeno in discesa, per quanto io me la cavi in discesa, sia abbastanza bravo, arrivi dal cross country, non ho assolutamente i numeri in discesa per correre in un cross country di alto livello e tenere il ritmo dei primi in discesa, tanto meno in salita probabilmente, e mi manca tutto un percorso che c'è stato nei primi anni di carriera, perché ho fatto cross country per praticamente 13-14 anni, poi è mancata tutta la fase degli ultimi 2 anni under su strada e gli anni da elite dove mi sono dato al marathon, quindi sono quegli anni lì che poi se tu abbandoni il cross country non ti ritrovi più con determinate qualità che ti permetteranno di poter competere nel cross country di alto livello. Mi manca tutta questa parte qui, quindi mi manca tanto, però ho scelto la mia strada e bisogna anche capire quali sono i propri numeri e prendere una direzione a un certo punto. Ma non ci fermiamo qui, prossima domanda. Intanto vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi ricordo che in descrizione ci sono delle liste Amazon, vi lascio il link qua sotto, da cui potete vedere tutti i prodotti per la bici, per lo sport in generale e per la vita di tutti i giorni che vi consiglio, che utilizzo io, quindi ho fatto questa lista, se voi volete acquistare qualcosa da questa lista ci sono tutti i link.
link affiliati. Dateci un occhio e se c'è qualcosa che vi piace fatemelo sapere. Andiamo avanti, quindi Michele Calzolari mi chiede per uno stipendio molto, molto scritto grande, quindi mi sa che molto molto più alto di quello attuale, andresti nella squadra che ti piace di meno? Questa è una domanda scomoda perché comunque la tentazione c'è, io potrei rispondere no e sarebbe una domanda scontata con una risposta scontata, invece nel nostro ambiente comunque non è che non si guadagna, ma non si guadagna neanche cifre pazzesche, quindi uno stipendio molto più grande io do per scontato che sia una cosa tipo il doppio, il triplo. Sicuramente si potrebbe andare a correre in una squadra che piace meno, dipende secondo me in che periodo della carriera, quindi probabilmente accetterei in un periodo in cui magari non mi interessa più correre in una determinata maniera, con un determinato calendario e soprattutto con un ambiente che mi faccia stare bene come sto bene dove sono ora. Andrei in un team dove dico ok, boh, non mi piace l'ambiente, però dai, tiriamo avanti un anno, due anni e basta, buttiamo giù il rospo e prendiamo un sacco di soldi, perché no. Berti Arianna 25, incredibile ragazzi, una ragazza sul mio Instagram che mi fa una domanda e sul mio canale YouTube, cioè è una rarità questa, quindi incredibile. Ti spaventa pensare al ritiro del professionismo che inevitabilmente arriverà? Sì, lo dico senza troppa paura, mi spaventa però pensare al ritiro perché comunque adesso non ci penso, è troppo presto e mi sto divertendo e mi piace quello che faccio e sento che ogni anno cresco un pochino, quindi finché sarà così non ci penso. Però sicuramente è una paura che tanti atleti hanno, con cui un giorno dovrai fare i conti, quindi sì. Michele Leoni 2561, meglio team Lee Coogan o Scott? Questa domanda ovviamente dove io sarò di parte, perché io corro per la Scott, la Lee Coogan è il mio vecchio team, quindi come posso dire che la Lee Coogan è meglio? Ma in realtà io sarò sincero con voi e vi dirò che per me, come sono fatto io, per il mio percorso e tutto, meglio il team Scott, ma è troppo soggettiva questa cosa qui. Cioè io sono passato dal team Lee Coogan, dove avrei avuto la possibilità di continuare a correre, al team Scott. Se ho fatto questo passo è perché probabilmente nel team Lee Coogan c'era qualcosa che non andava, a parte qualche disguido che c'è stato negli ultimi mesi, ma comunque è un ottimo team, uno dei più forti, dei più organizzati nel panorama nazionale. Non sarei qui se non pensassi che la Scott fosse meglio. Christian Tettamanti, se dovessi scegliere maglia da campione del mondo o 1 milione di follower su YouTube, cosa sceglieresti? Partiamo da un presupposto: la maglia di campione del mondo per me non si cambia, non si baratta con niente, con niente, tanto meno con 1 milione di follower su YouTube, che voglio dire non è neanche così tanto, cioè sono tanti iscritti, ma vuoi metterci, cioè, la maglia di campione del mondo, non c'è partita. Ok, per oggi abbiamo finito, arriveranno altre domande scomode, quindi seguitemi su Instagram se me le volete fare. Detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video molto presto. Da Jacopo, la mia addict, e dal mio canale YouTube, tanti saluti.